colorblind. All I know is we're here, but they took us somewhere. So what they say, we're colors falling out of line. They don't know the two of us are colorblind, yeah. Stiamo avvicinandoci a Poggio Bussone, ragazzi, dopo il pranzo spettacolare alla macelleria Braceria da Michela. Vi lascio sempre il link qui in descrizione. Queste sono le sorgenti di Santa Susanna. Poggio Bussone, ragazzi, quello che vedete lassù, il paese dove è nato Battisti, dove ci sta aspettando Pino, il direttore del museo. Cioè, dopo la disavventura dello sterrato che avete visto, perché come vi ho detto parecchie volte nei video, a me qualcuno prima o poi mi mena perché ci siamo trovati in uno sterrato delle moto che praticamente non erano proprio adatte. E quindi dopo la disavventura dello sterrato finalmente siamo arrivati a Poggio Bussone. Stiamo entrando a Poggio Bussone. Un bel gruppo oggi, veramente. Una giornata divertentissima. Con un fuori programma. Guardate che spettacolo. Che bello. Vediamo se riesco a perdermi anche qui. A me mi dice qua. Vai, vai avanti tu. A me mi dice 50 metri ascende qua. Come al solito, il Navigator 6, se non ci divertiamo noi.
Come al solito ha sbagliato strada. Dove ha detto che dovevamo andare? Ma che cazzo ne so, perché mo mi dice 250 metri a destra. Scusi, un'informazione, il museo di Lucio Battisti. Il museo? Sì. No, vai giù, prima della curva così, a sinistra. Prima della curva? Sì, prima della curva. Ok, grazie. Aspetta, so qua dove ci stanno la fermata dell'autobus. Paese natale di Onda Dritto, allora. Aspetta che c'ho il gruppo dietro. Aspetta, sto salendo. Museo. Ok, ok, grazie, ce l'hanno indicato. Stiamo arrivando, se esci fuori. Io ho le mie, perché noi andiamo prima alla casa e poi andiamo tranquilla proprio. Sì, tranquilla proprio, amore. Ciao. Lei è la madre dell'assessore alla cultura di Poggio Bussone, Tosso Battisti. Questa è la casa natale di Lucio Battisti. Chi sta chiamando? No, poi per fortuna non abbiamo. No, ho sentito una chiamata che. Questa. Lì è nato Lucio Battisti. La prima volta lì e poi sono questi due piani qua. La casa? Sì, la casa natale di Lucio Battisti. Ma sto palazzo c'era da? Sì, c'era. Io l'avrei fatto buttare. La casa natale.
digitalizzato su ma senza di me era tutto più ma noia una barba se non ci sono le strade lui le crea adesso tornate a mica nei tanto, vostri paesi e dite dove è stato ho e fatto un paese allora sì se ci apre qui veniamo io vado sì dai portafoglio. Qui stava Poggio Bustone, qui anche in una scuola di Poggio Bustone era andato a visitare. Lui circa 60 anni fa già faceva le modicon, le faccette. No. Era avanti su tutto. Di 60 anni. Sì, eccole qua.